Ciao Tony, grazie per tutti i video che fai e per la tua cortesia. Volevo farti una domanda. Sono un full time e vivo in camper. Ho un motorhome Bushnell e quando arriva il vento non riesco a dormire perché il camper ondeggia vistosamente. Ho deciso di mettere i piedini tesa. Vorrei sapere da te se con il vento il camper con i piedini abbassati è stabile e non ondeggia. Grazie, un abbraccio. Salve a tutti, carissime sorelle e fratelli camperisti. Rispondo all'amico Aviano, prima perché non leggo per intero il nome, lo chiamerò Aviano, che non me ne voglia l'amico mio, che mi chiede se, essendo lui un possessore di un motorhome, e che questo motorhome, quando c'è vento forte, inizia ad ondeggiare, mi chiede se. Lasciando un commento su un video dedicato ai piedini della testa che io ho montato sul mio amato Gigetto, sul mio Evo P305 della Leica, mi chiede se finirebbe questo ondeggiamento causato da forte vento. Ora, innanzitutto io parlo dei piedini, nel senso che non ai scopi pubblicitari, ma parlo dei piedini che ho montato perché sono quelli che ho montato, non posso dire che sono di un'altra marca. Ho montato dei piedini autolivellanti della tesa che sono con movimento elettrico e mi trovo bene. E allora l'amico Aviano ha lasciato un commento su uno di questi miei video, esattamente sul video dove io esprimo il mio parere dopo 2 mesi dopo aver fatto montare questi benedetti piedini sul mio camper. Beh, innanzitutto perciò non stavo facendo nessuna pubblicità, lui mi chiede espressamente dei piedini tesa e io posso rispondere che innanzitutto, caro amico Aviano, io ti rispondo della mia esperienza nel mio camper, perché non so di quanti metri è il tuo motorhome. Tutto sta anche all'esposizione, alla parete, quanto è lungo, l'effetto vela che fa il camper, perché vedi, non è che il camper con esso sollevato sui piedini è ancorato a terra, e anche forse ancorato a terra. Tu mi insegni che anche i palazzi, i grattacieli di 70-100 piani in cemento armato e in acciaio hanno un'oscillazione anche di oltre 2 metri. Per cui col vento forte, anche con i piedini, un minimo di oscillazione c'è. In percentuale, ecco, con vento forte tu elimini il 90-95% di oscillazione. Tutto qua. Il vento normale, quando piove e quant'altro, tu non lo senti. Quando cammini nel camper, il camper non ondeggia e ti posso dire che con i piedini tese, che sono dei piedini in acciaio abbastanza corposi, anche dall'esterno, lo devi muovere in maniera, ci deve mettere tanta forza, tanto impegno per farlo ondeggiare. Io mi trovo bene, solo quando uno cammina dentro il camper non c'è questo barcamenare. Infatti uno arriva, schiaccia il pulsante in automatico e laddove l'inclinazione è forse eccessiva, che non è che i piedini risolvono il problema del mondo, se trovi una discesa così è finita. Ecco, in linea di massima, per l'uso che ne facciamo noi, eppure io vado anche sullo sterrato, ci sono video dove ho alzato i piedini sullo sterrato con pendenze eccezionali, o mettendo sotto degli spessori che ridanno un'indicazione alla tesa, finora ho risolto i problemi, tranne naturalmente pendenza eccessiva. Ritorniamo al discorso del vento. Certo, se c'è la bora di Trieste e la senti, per fare un esempio, ma ripeto, al 90%, al 95% io non, quando sono dentro il campo, quando c'è il maltempo, c'è un vento normale che soffia senza che fosse un mini uragano, allora sì, si sente però si sente a volte che pare che tremi, ma quell'oscillare del camper è finita, non c'è. Però l'oscillazione, quando sono i venti forti, c'è sempre, in minima parte, ma c'è sempre. La comodità è che quello, anche quando arrivi, naturalmente, io lo faccio perché i piedini non si possono utilizzare in area pubblica. Vado io, per esempio, per Sagre. La prima cosa che faccio è che chiamo i vigili urbani, perché li trovo sempre dove c'è parcheggio adibito ai camper, e chiedo se mai messo da parte posso usare i piedini autolivellanti della tesa. E
A volte mi dicono sì, a volte mi dicono no, perché bisogna essere rispettosi della legge. Perciò, carissimo amico mio, ricapitolando, i piedini, pure nella fattispecie della tesa, non posso esprimere un parere su altri che magari sono meglio, sono peggio, non lo so. Ho montato questo e posso dire che con un vento normale, che non sia un vento di quelli eccessivamente. Non lo sente, l'oscillazione sente il vento che sbatte sul camper, ma ripeto, la mia risposta è data sui piedini montati su un camper di 6 metri ed è un semi integrale, manco un mansardato. Se tu hai un motorhome che è lungo 7 metri, 7 metri e mezzo, oltre 6 metri, ha una parete, una superficie laterale molto più ampia, naturalmente la vela è maggiore e maggiore sarà l'impatto col vento. Per cui tiene conto anche di questo, dal punto di partenza mio, come in termini di palette di camper. Per il resto, ripeto, al 90% il problema dell'oscillazione io l'ho risolto. Poi quando il vento è minimo, normale, che piove e quant'altro, stai pur certo che sei stabile, cammini dentro il camper e sei stabile, non c'è quell'oscillare, non c'è quel rumore che io a volte ho sentito e che ho odiato sempre. Delle balestre, quando tu cammini dentro il camper, quello finisce e non solo, stai sempre in bolla, cucini con l'acqua dentro le pentole in bolla ed è tutto a posto. Semmai dovessi tu chiamare la tesa e parlare con un buon Riccardo Albergo oppure con un altro proprietario, un altro titolare, l'amico fraterno Alfonso, ecco, me li saluti e vedrai che troverai. Non dei titolari, ma degli amici che ti daranno sicuramente quello che a volte non trovi in altre persone che ti rendono un servizio, cioè l'umanità. Va bene, ciao, spero di esserti stato utile. Magari confrontati con qualcun altro che ha montato i piedini della tesa, nello specifico parliamo di questo, perché tu di questo stai parlando, voglio ancora chiarire. Che non parlo di altri piedini per due motivi. Uno essenziale perché io ho montato quello della tesa e non posso esprimere un parere su altre tipologie di piedini autonivellanti, sarebbe ingiusto. E due perché me lo chiede tu espressamente. Per cui magari parli con qualcuno che li ha montati che è su un camper di 7-8 metri, 7 metri e mezzo e vedi con una parete più grande laterale qual è la resa in termini di oscillazione. Va bene, ciao, spero di essere stato utile. Un saluto, iscrivetevi tutti a questo bellissimo canale, iscrizione gratuita, lasciate un commento perché i commenti sono costruttivi e grazie da parte mia e di mia moglie, la bella Angioletta, solo per il fatto che ci seguiate così assiduamente, perché vedete, il mio canale non riscuote visualizzazioni, i miei video, scusate, del mio canale non riscuotono visualizzazioni a milioni. Va bene? Però quello che è importante, che molte persone non sanno, è che i miei video sono visti quasi integralmente. E questo è importante, perché fa più avere 200, 1000, 1500 visualizzazioni e i video sono visti al 90%, se non totalmente, che invece avere 200-250 mila visualizzazioni e poi il video è stoppato dopo 30 secondi, perciò manco il 10%. Ciao, grazie, ho veramente obbligato nei vostri confronti. Un abbraccio sempre da parte del vostro Tony. Vi voglio bene, alla prossima, ciao.